i ragazzi dell'Istituto Rosselli di Castelfranco, ci sono? Eccoli, prego. Poi i ragazzi del progetto Dialogando, delle scuole del Comune di Bassano, eccoci. E poi i ragazzi dell'Istituto Daschio. Prego. Ti chiami? Jasmine. Prego. Che cosa resta di chi disse di no? Verso gli orizzonti della legalità. Il nostro paese sta vivendo, oltre alla crisi economica attuale, una profonda crisi culturale. Troppo spesso molti cittadini sono costretti, non sempre, per svolgere il proprio lavoro, a scegliere delle scorciatoie per raggiungere i propri obiettivi. Di conseguenza, l'orizzonte della legalità si allontana e si invischia in delle pratiche che mortificano chi opera onestamente nella società. Abbiamo perciò bisogno di diffondere, a partire proprio dalla scuola, una cultura della legalità, ove il senso del dovere e la passione per il lavoro diventino valori senza i quali non vi si può essere un futuro. In questa strana società il termine legalità assume molti significati e valori. Per promuoverne la cultura si dovrebbe trasmettere l'idea che essa è qualcosa di conveniente per l'individuo, non deve essere vista come una privazione. Possiamo quindi affermare che per poter capire e assaporare il vero valore della legalità, quel valore uguale per tutti, dobbiamo prima eliminare l'ipocrisia che avvolge il nostro paese. La stessa ipocrisia che ci fa chiudere gli occhi di fronte all'illegalità e alle ingiustizie. Dobbiamo perciò reagire non solo per poter difendere e salvaguardare il nostro piccolo, ma bensì per migliorare gli orizzonti della società. I giovani d'oggi hanno sempre più bisogno di aprire questi occhi per potersi proiettare in una realtà in cui non vincono i più forti, ma i più onesti e leali. I principali protagonisti di realtà, oltre a numerosi giudici e magistrati, Livatino, Falcone, Borsellino e tanti altri, sono da considerarsi le forze dell'ordine, umili servitori dello Stato che hanno sacrificato la propria vita per difenderlo. Perciò bisogna prendere esempio da figure, come quella del carabiniere Silvano Franzolini, un semplice uomo che ha dato la propria vita per la legalità, non difendendosi un eroe, ma un semplice uomo che stava svolgendo il proprio lavoro. La legalità non è quindi un qualcosa di astratto e irraggiungibile, ma invece è una realtà che, se voluta da tutti, si può tenere e vivere. Grazie. Ora scuola del progetto Dialogando di Bassano. Ti chiami? Giovanna. Giovanna, prego. Il passato della legalità spesso non è stato chiaro. La nostra terra ha conosciuto il crimine organizzato, la violenza, l'abuso, la paura, l'omertà e perfino l'indifferenza. Ha conosciuto l'assenza dello Stato, l'abbandono, la miseria. Ma soprattutto, e nonostante tutto ciò, la nostra terra ha conosciuto il coraggio, la forza di chi ha combattuto, ha annegato il consenso e ha vinto la mafia. Il presente della legalità vede ora nuove figure innovative e determinate. E queste figure siamo noi giovani, studenti che sicuramente sanno poco di leggi o di reati, ma che riconoscono e gridano a gran voce i valori del rispetto, della legalità e della giustizia. Noi del progetto Dialogando ci siamo opposti il perseguimento di queste idee attraverso i nostri studi e le nostre ricerche. Abbiamo approfondito 7 aspetti che ci hanno aiutato ad avere una visione globale. Ci siamo concentrati sulle organizzazioni criminali malavitose, locali e internazionali, sulla corruzione del nostro paese, la questione dello smaltimento dei rifiuti, l'illegalità informatica, il terrorismo e il problema delle carceri. Abbiamo avuto inoltre l'onore di interloquire con Rita Borsellino, che ci ha trasmesso il sogno di vivere in un paese più giusto e rispettato. Infine ci siamo recati a Roma, in un viaggio che si è concluso con l'incontro del presidente Pietro Grasso, che è stato per noi maestro di motivazione e di perseveranza nella battaglia per la verità. Il futuro della legalità si mostra qui oggi come un'aspirazione, un sogno, un'ambizione, quella di costruire, mattone dopo mattone,
un'Italia degna dei propri cittadini, un'Italia trasparente e fresca, un'Italia che splenda della luce della giustizia. Ora la Beatrice dell'Istituto Daschio, lei leggerà un testo, poi vedremo un video e poi leggerà un altro testo. La nostra domanda parte dalla frase di Antonino Caponetto, che apre il video: la mafia teme la scuola più della giustizia. Se tutti gli studenti d'Italia, forse soprattutto quelli del nord, potessero seguire un percorso di educazione alla legalità come quello che abbiamo seguito noi quest'anno, siamo convinti che la scuola costituirebbe uno dei peggiori nemici della mafia. Noi però frequentiamo la classe quarta e siamo venuti a scoprire la presenza di realtà illegali o criminali nel nostro territorio solo quest'anno. Prima non c'era mai stato mostrato nulla del genere per quanto riguarda il Veneto. Chiediamo alle autorità quali intenzioni hanno in proposito, se pensano di finanziare lo stesso progetto per il prossimo anno scolastico e soprattutto se si possono impegnare in questa giornata così significativa ad estendere questo tipo di educazione a tutte le scuole del Veneto. Grazie. Grazie. Grazie tantissimi. Adesso i ragazzi dell'Istituto Einaudi di Montebelluna ci sono. Prego, i ragazzi dell'Istituto Verdi di Valdobbiadene e i ragazzi dell'Istituto Newton di Campo San Piero. Prego, tuo nome? Prego, ci leggerà, Ellen ci leggerà un testo, lo faranno anche i ragazzi dell'Istituto Verdi di Valdobbiadene, i ragazzi di Campo San Piero hanno ideato anche un balletto. A te. Esiste la mafia? La mafia non vuole che se ne parli, perché lei agisce in incognito e le torna comodo che se ne ignori la presenza. Lei fa dell'ignoranza e dell'indifferenza delle persone il suo punto di forza. Allora l'indifferenza finisce con l'essere un compromesso con le mafie e dunque un pericolo per la democrazia, perché mina alla base i nostri diritti. Abbiamo letto che si può paragonare la mafia al vento. Non si vede e non ha un volto, tuttavia sai che c'è e riesci a percepirla. Il percorso che ci ha condotti oggi qui ci ha resi consapevoli che la mafia non solo esiste, ma è molto vicina alla nostra quotidianità. Abbiamo capito che la forza della mafia è che si insidia nei piccoli comportamenti di ogni giorno. Ma noi ragazzi ci sentiamo impotenti. Come potremo fare noi, nel nostro piccolo, a cambiare questa realtà e rendere la nostra democrazia più forte? Dov'è più radicata la mafia, coinvolge e cattura migliaia di giovani a partire dalla prima infanzia. Socializza, forma, educa e trasmette la sua cultura. La mafia, quindi, punta su tutti noi. Ma allora, per combattere la mafia non bastano lo Stato, le inchieste, i processi. Dobbiamo partire noi ragazzi, dalle piccole cose quotidiane, dalla scuola. Non dobbiamo piegarci alle prepotenze, non lasciarci influenzare a fare qualcosa solo perché sembra la più comoda, la più facile. Non guardare con ammirazione quelli che si credono i più furbi. Dobbiamo avere il coraggio di manifestare e dichiarare le nostre idee e di non restare in silenzio. Dobbiamo prendere iniziativa, dobbiamo imparare a dire di no alle tante scorciatoie che la vita offre ogni giorno. Noi, che siamo il futuro del nostro paese, dobbiamo essere mattoni e fare muro contro le mafie. Ma questo basta? Grazie. Questo è il ragazzo dell'Istituto Verdi. Il tuo nome? Prego. La mafia si infiltra nel tessuto sociale, offrendo soluzioni immediate a problematiche la cui gestione è di competenza delle istituzioni. Perché lo Stato non supporta le imprese che hanno bisogno di liquidità con interventi trasparenti, così da evitare che gli imprenditori cadano nelle reti di riciclaggio del denaro? Sono stati istituiti fondi di rotazione al fine di concedere finanziamenti agevolati a favore di piccole e medie imprese, di cui nell'articolo 11,2 della legge regionale numero 48 del 2012. A quanto ammontano questi fondi? All'interno di imprese e aziende, le associazioni di categoria propongono vari corsi di formazione,
Perché non proporre anche corsi di educazione alla legalità per un vero sviluppo economico sostenibile e aperto alla crescita sociale? Spesso la mafia si infiltra anche nelle istituzioni e nei partiti politici. Molte sono le indagini in merito, frequenti gli avvisi di garanzia. Perché poi è così basso il numero degli arresti? In particolare in Veneto, la legge numero 48 antimafia è stata approvata solo nel 2012. Perché non prima? E come mai solo dopo 20 anni è stata approvata una legge contro il fenomeno mafia, quando tra gli anni 70 e 90 il Veneto è stato colpito da organizzazioni come la Mala del Brenta? Qui la nostra proposta. Nel nostro ordinamento giuridico è previsto il patteggiamento senza processo che riduce la pena di un terzo. Ci sembra di ravvisare un'ingiustizia, soprattutto quando sono in gioco alte somme di denaro pubblico sottratte alla collettività. Pertanto proponiamo al legislatore di intervenire e modificare questa norma così che la riduzione di un terzo sia applicata solo alla pena carceraria, mentre il denaro sottratto venga restituito tutto alla collettività, come giusto che sia. Grazie. Allora adesso sentiremo i ragazzi dell'Istituto Newton, avete sentito? Loro leggeranno il testo, ci sarà anche un balletto. Ecco, avete sentito, lo dico alle autorità e ai rappresentanti istituzionali presenti, la forza delle richieste ma anche delle denunce di questi ragazzi. Chiedo poi alle scuole, terminato l'Istituto Newton di Campo San Piero, di prepararsi l'Istituto Alberti in San Donato di Piave, l'Istituto Catullo di Belluno e l'Istituto Calvi di Padova. La mafia è un fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani ha un principio, una sua evoluzione e avrà quindi anche una fine. Spero solo che la fine della mafia non coincida con la fine dell'uomo. Oltre a questo volevo dire anche che spesso si sente parlare di mafia solo nel sud Italia e appunto nel meridione, ma a mio avviso la mafia secondo me è ovunque. Ovunque, come abbiamo già detto, ci sia omertà e ovunque dove non si denuncino fatti della mala vita. Quindi secondo me per sconfiggere questa cosa, perché non può essere definita in altro modo, dobbiamo essere tutti uniti e denunciare il più possibile e stare molto attenti anche ai nostri stili di vita, perché come abbiamo già detto basta poco per finire anche in un brutto giro, come si dice di solito. Quindi deve partire soprattutto secondo me da noi ragazzi questa cosa di stare attenti e di aiutarci a vicenda, ecco. Con la musica. Yeah.